La storia del jazz, parte prima. È Arrigo Polillo che vi parla insieme con Laura Bonaparte sulle origini e sui primi passi della musica jazz. La musica che ascoltate però non è jazz, o meglio non è ancora jazz, anche se un poco gli somiglia. È qualcosa che venne prima, quando i progenitori degli uomini che inventarono il jazz vivevano ancora in Africa. Di lì, dalle coste occidentali dell'Africa, a cominciare dal XVII secolo, quegli uomini furono strappati a decine di migliaia, a centinaia di migliaia, a milioni. Erano i milioni di braccia a buon mercato, che servivano per le immense piantagioni americane. E così quegli uomini furono incatenati nelle stive delle navi negriere. Chi di loro riuscì a sopravvivere alla traversata, dopo mesi di viaggio, arrivò. Trapiantati sul suolo americano, gli schiavi negri persero a poco il ricordo della loro cultura e anche delle loro musiche. Ma qualcosa di molto importante rimase impresso nel loro inconscio. Rimase il ricordo di certi suoni, dei ritmi ossessivi, delle cerimonie, delle danze. Rimase soprattutto il ricordo di un certo modo di far musica, musica vissuta, inventata sul momento, improvvisata. Rimase il gusto di far musica insieme, di percuotere ritmicamente i tamburi, il gusto di ballare al loro ritmo. Gli schiavi che vivevano a New Orleans attorno al 1850, poco prima e poco dopo, non avevano molto tempo per la musica. Il lavoro dei campi assorbiva ogni loro energia, dall'alba al tramonto. Però nei giorni di festa potevano tirare il fiato, riposarsi un poco, potevano anche far musica. Per queste cose c'era la Piazza del Congo, una grande spianata non troppo distante dal centro della città. Proprio in questa piazza, poco dopo il 1850, capitò Henry Didymus. Didymus era uno scrittore americano, bianco naturalmente, che rimase affascinato da ciò che vide e ascoltò a New Orleans. Potrei quasi dire che fu lui il progenitore dei critici di jazz. Fra gli scritti che ci ha lasciato, uno riguarda appunto la nostra piazza, Congo Square. Sono straniero a New Orleans. Visito nel pomeriggio ad uno dei suoi giorni di festa le pubbliche piazze, giù in città, le troverà zeppe della sua popolazione africana, vestita di ogni tipo di abiti da cerimonia, sfarzosi, barbari, impegnati in un vero e proprio saturnale. Avvicinandosi a questa scena piena di un'infinita allegria, egli comincerà a percepire un suono mosso, continuo, basso, sordo, che domina le risate, i richiami, le grida di mille voci, e si domanderà con meraviglia di che cosa possa mai trattarsi. Nell'entrare in Congo Square, il visitatore vede la folla suddivisa in gruppi disposti in cerchi stretti dal diametro di pochi metri soltanto. E lì, al centro di ciascun cerchio, è seduto il musicista, il quale tiene fra le gambe un barile il cui robusto fondo percuote con due bastoni, incessantemente, per ore e ore, come un folle, mentre il sudore gli cola letteralmente a rivoli e bagna il terreno. Lì sudano anche i danzatori, uomini e donne, posseduti, ispirati, al punto da non avvertire alcun senso di stanchezza nelle membra, che si muovono con una tale rapidità e una tale continuità che sembrerebbe possibile soltanto delle mani. Quando Didymus scriveva, gli schiavi negli Stati Uniti erano poco meno di 4 milioni. All'infuori di New Orleans la loro vita sociale si riduceva a ben poca cosa. Praticamente era monopolio delle chiese battista e metodista. Queste chiese avevano dovuto sostenere una dura battaglia per superare le diffidenze degli schiavisti, ma alla fine avevano vinto. All'inizio del secolo scorso l'opera di predicazione degli schiavi era cominciata. I remember one morning, I walked in my kitchen, a little old
Yes, my, well, then the kitchen had a crumb in his mouth. And I rushed the little old mouth. And he tried to go through the hole and tear out a crumb with it. And I kept on rushing him, throw the crumb away. I primi canti veramente afroamericani furono quindi canti religiosi, che furono gli spirituals, che erano derivati dagli inni protestanti inglesi. Avevano preso una prima forma nel clima eccitato dei camp meetings. I want to call your attention to the first chapter of Acts Apostle and eat first. Eat, but ye shall receive power after the Holy Ghost come upon you. Ye shall be my witness in Jerusalem and in Judea and Samaria. In quei grandi raduni all'aperto, i predicatori, che non di rado erano negri, apostrofavano con drammatico ardore, con veemenza i fedeli. E questi si lasciavano vincere dalla commozione e rispondevano con trasporto alle parole del predicatore. Quei sermoni, con le fervide risposte della congregazione, erano già musica. A poco gli inni religiosi negri precisarono la loro forma, musicale e poetica. Ah, you got you. I got you, all of God's children got you, and when I get to heaven, why, try on my shoes and why, shout all over God's heaven, oh heaven, heaven. Gli spirituals che venivano cantati allora, però, erano diversi da quelli che si ascoltano oggi nelle sale da concerto. Erano disadorni, un po' corrozzi, come questo Everybody Talking About Heaven, registrato fra i negri dell'Alabama. Altri canti, meno appassionati, più terreni, gli americani dicono earthy, cominciarono a risuonare nel sud fra le comunità negre dopo la guerra di secessione. In quegli anni gli schiavi liberati da Lincoln dovettero rendersi conto di quanto fosse miserevole la loro condizione. Disprezzati, umiliati in mille modi, capirono subito che la libertà per loro era cosa diversa dalla libertà dei bianchi. Per molti di loro, del resto, la vita non era minimamente cambiata dopo la liberazione. Erano rimasti nel sud, occupati come braccianti presso i loro ex padroni. I più fortunati si erano trasformati in mezzadri, si erano presto caricati di debiti. I più coraggiosi, o i più disperati, che si trasferirono altrove, finirono per ritrovarsi ammassati nelle periferie delle città, in ambienti ostili, a fare lavori a cui non erano abituati. Companion I'm loving, though she done been here and gone. Cominciò in quegli anni, pressappoco all'inizio di questo secolo, l'era del blues, il più tipico e popolare canto afroamericano. Il blues avrebbe avuto un ruolo fondamentale nella nascita della musica jazz. Lord, I believe I make a change. I'm gonna find me another little woman. Go back to your old man. Wait a while, man. Nelle strofe del blues, l'universo dolente e squallido del negro americano si tradusse in poesia. Ma si trattava di una poesia di tipo nuovo. Una poesia fatta solo di ombre, di una malinconia greve che non ha mai fine. Il cantante di blues non canta ciò che ha, ma sempre ciò che non ha e che non avrà mai. Baby, the last time you can hear your baby say. Maybe the last time you can hear your baby say.
time now, baby. Lord, but it's gonna be mine someday. I'm traveling miles, babe, I'm blue. Yeah, but I won't be blue always. You know the sun gonna shine. In my back door someday. Quello che sentite è un blues classico, risale alla fine del secolo scorso ed è conosciuto in molte versioni, si intitola Trouble in Mind. È la storia di un uomo disperato. Appoggerà la testa sui binari della ferrovia e aspetterà che il treno delle 2:19 restituisca la pace al suo cervello. Baby, I'm blue. Yeah, but I won't be blue always. And the sun gonna shine. Il blues fu il principale ingrediente di quella ibrida, coloritissima musica che si sarebbe chiamata jazz. Non fu però il solo. All'inizio ebbe grande importanza il ragtime, una musica popolare, essenzialmente pianistica. Il ragtime ebbe origine negli ultimi anni del secolo scorso in un paio di città del Missouri, Sedalia e St. Louis. Il merito del successo del ragtime si dovette soprattutto a Scott Joplin, compositore e pianista negro il cui Maple Leaf Rag si poteva ascoltare da tutte le pianole d'America intorno al 1900. Dite la verità, vi sono venute in mente le comiche di Ridolini o di Charlot. Infatti il ragtime è stato usato infinite volte per il commento musicale dei film muti. Per quanto oggi possa sembrare strano, questa musica fece scandalo, come fece scandalo il cakewalk, che si ballava sul ritmo del ragtime. Nel 1899, proprio nell'anno in cui il Maple Leaf Rag fu pubblicato, il Musical Courier scriveva: un'ondata di musica volgare, corrotta, equivoca, ha sommerso il paese. Non si ascolta altro che ragtime. Nessun luogo di soggiorno marino è stato quest'anno senza la sua orchestra di ragtime, il suo settimanale cakewalk. La buona società ha decretato che il ragtime e il cakewalk sono le cose del giorno e si legge con sbalordimento e disgusto di persone dal nome storico e aristocratico che hanno preso parte a questo ballo erotico. Giacché il cakewalk non è altro che la danza del ventre africano, un'edizione attenuata delle orge africane. E la musica è musica degenerata. L'anatema non ebbe effetto, naturalmente. Per i primi 20 anni del Novecento il ragtime risuonava dappertutto negli Stati Uniti. Lo suonavano i pianisti nei saloon e nelle bettole, lo suonavano le bande nelle piazze e nei parchi, lo suonavano le orchestrine nelle sale da ballo, nei cabaret e nelle hall degli alberghi. A New Orleans l'orchestra di John Robichaud, che era la più apprezzata dalla buona società, suonava il ragtime così.
Forse adesso vi sarà venuto in mente il film La Stangata, in cui si ascoltava ripetutamente questo reggae famosissimo. In quegli anni c'era tanta musica a New Orleans. C'era quella, per esempio, che si poteva ascoltare nelle strade, nelle parate che si svolgevano nei giorni di festa o di carnevale, e quella che suonavano le fanfare al seguito dei funerali. Per accompagnare i morti al cimitero suonavano una musica come questa. Cimitero, la cerimonia della sepoltura si concludeva con le rituali parole del pastore: le ceneri alle ceneri e la polvere alla polvere. Ashes to ashes and dust to dust, show me the woman that a man can't trust. Poi il corteo si rimetteva in marcia, diretto in città, mentre la banda suonava musiche più vivaci e persino allegre. Quella che si suonava immancabilmente era "O Didn't He Ramble?". Il cantante consolava i presenti raccontando che il defunto, dopo tutto, se l'era spassata quando era in vita. Se n'era andato di qua e di là finché la scure del macellaio non l'aveva abbattuto. Sentite. Oh, his head was in the market and his feet was in the street. When two young ladies come passing by, I said, look at the market lead. Didn't he ramble, he ramble, he ramble all around, in and out the town. Didn't he ramble, he ramble, he ramble till the foot your body down. Le bande non mancavano di sicuro a New Orleans e qualcuna era molto amata. Una delle più popolari era quella di Buddy Bolden. Bolden suonava la cornetta, di professione però era barbiere e a suo modo era anche giornalista. Chi lo sentì suonare al Lincoln Park assicura che in una serata limpida la sua cornetta si poteva udire a grande distanza. Le bande più numerose erano però le fanfare marcianti.
marching brass bands erano popolari in città fin dai tempi di Napoleone, quando la Louisiana era una colonia francese. Un secolo più tardi suonavano pezzi di ragtime, vecchi spirituals e altre musiche di diversa origine. Solo pochi fra i loro componenti sapevano leggere la musica. Gli altri, non potendo seguire le note sul pentagramma, lavoravano un poco di fantasia e ci prendevano gusto. L'improvvisazione, che nel jazz è d'obbligo, nacque così. Spirituals, ragtime, blues e musica per banda variamente mescolate assieme diedero luogo alla nascita del primo ruvido jazz. Come fosse esattamente quella musica negli anni intorno al 1910-15, quando si poteva ascoltare soprattutto nei locali del quartiere malfamato di New Orleans, a Storyville, non c'è dato di sapere, perché nessuno allora pensò di registrarla su dischi. I dischi vennero dopo. Tuttavia alcune incisioni relativamente recenti ci danno un'idea chiara di quella musica, anche perché i suonatori molto spesso erano gli stessi di allora. Suona la tromba è Bunk Johnson, uno dei più rispettati musicisti che animavano le notti di Storyville. Johnson non è rimasto famoso solo per il suo patetico ritorno in scena negli anni 40, ma per aver sempre sostenuto di aver insegnato a suonare la cornetta ad Armstrong bambino, cosa che Armstrong smentì con altrettanta decisione. A Storyville, il quartiere delle luci rosse, si faceva musica nei cabaret e nelle bettole, ma anche nelle più eleganti case di piacere, che erano tante. Qui però non c'erano delle vere e proprie orchestre, ma dei complessini, e più spesso soltanto dei pianisti, che suonavano musica distensiva nel salotto di attesa. Qualche pianista era davvero bravo, come Tony Jackson o come Jelly Roll Morton, che era poco più di un ragazzo e avrebbe fatto strada. Sentiamolo. Poteva succedere di tutto: truffe, borseggi, rapine, risse. Troppa gente se ne andava attorno con un coltello a seramanico in tasca e c'erano troppi marinai con le tasche piene di dollari che arrivavano ogni sera nel quartiere decisi a spassarsela. A un certo punto qualcuno nelle alte sfere cominciò a preoccuparsi per loro.
Gli Stati Uniti erano da poco entrati in guerra e certi pericolosi spassi non potevano più essere tollerati. Fu deciso di sgomberare Storyville. L'ordinò il comando della Marina Militare nel novembre del 1917. Un vecchio musicista di origine italiana, Gian Provenzano, assistette alla scena dello sgombero e raccontò ciò che vide. Fu una scena penosa. Basin Street, Franklin, Iberville, Bienville, St. Louis Street erano una desolazione con tutte quelle prostitute negre e bianche che venivano sloggiate. Le loro cose ammucchiate su carrette e carriole trascinate da ragazzi o da vecchi negri. Quelle che erano state le regine delle luci rosse facevano il loro esodo da Storyville, mentre i negri musicisti di jazz che provenivano dalle sale da ballo del quartiere, tutti messi assieme, suonavano un famoso spiritual. Quando scese la notte, quello che era stato il malfamato quartiere delle luci rosse era soltanto un fantasma. A New Orleans, dopo il 1917, restarono poche possibilità di lavoro ai musicisti. Potevano suonare con le fanfare marcianti oppure sui ponti dei battelli a pale che portavano i gitanti su e giù per il Mississippi, ma i locali notturni che avevano ospitato i pionieri del jazz erano ormai quasi tutti chiusi. Bisognava